Siamo sotto la pioggia a Roma, al circuito di Malagrotta, per l'ultima prova del campionato italiano senior per la classe 500 cm cubi. Con la numero 18 è Romano Nannini, miglior tempo alle prove ufficiali. Segue Maurizio Dolce, secondo tempo con la Hondo numero 2 in pista. Terzo, secondo i tempi fatti registrare nel corso della mattina, Michele Rinaldi, neo campione d'Italia della classe 250 cm cubi. Siamo a Malagrotta, alle porte di Roma, per quest'ultimo appuntamento senior con la mezzo litro. Eno Carducci scalda la gomma, ma diciamo meglio, si prepara la canaletta per far sì che la sua Kawasaki poi non scandi quando sarà il momento del via. Manca poco oramai, tutto è pronto e via, la partenza di tutte le circostanze. 28 concorrenti in pista si stanno dirigendo verso la parte alta del tracciato. E con la numero 1 ci sembra proprio il portacolori della Kawasaki, Michele Magarotto. Ed eccolo qua, il portacolori della Kawasaki che in un mare di fango. Secondo è Maurizio Dolce. Terzo il numero 9, Romano De Carli, che sbaglia traiettoria. 15 è Rinaldi. Il numero 4 Fortini è rimasto fermo. Il numero 54 Micheli lo stesso. Massimo Manzo cerca di passarlo ma sbanda e non riesce a ripartire, addirittura mi lascia di venire verso di noi. 15 è il numero 22 Giuseppe Gaspardone, è entro i primi 10. Altri piloti seguono, compreso Franco Perfini, numero 24 in pista, Franco Picco e il numero 12 Eno Carducci. Peccato per Romano Nannini, miglior tempo alle prove ufficiali, che si trova già fermo nella parte bassa del tracciato mentre altri sorpassi si stanno eseguendo. Nannini non riesce a ripartire, la sua KTM probabilmente ha qualche problema. Magarotto in testa, Magarotto ancora al comando con la sua Kawasaki numero 1 in pista. Eccolo qua il pilota padovano con la Kawasaki con la quale ha preso parte al campionato mondiale delle 500. Secondo è sempre Dolce e terzo Claudio De Carli. Michele Rinaldi è quarto, c'è una bella lotta tra Rinaldi e Maurizio Dolce, c'è in ballo il titolo tricolore. Terzo De Carli e quarto Rinaldi, che sceglie una traiettoria diversa per riuscire a passarlo e credo ce l'abbia fatta proprio su quel tratto. Oramai il passaggio è pressoché obbligato su questa parte della pista e Nannini riprende la via dei box. A metà della prima manche Magarotto è sempre in testa con la Kawasaki che spolla, oramai non si riesce più neanche a prendere le marce visto il grande fango che si è riempito sulle moto. Maurizio Dolce in piena lizza per il campionato tricolore senior. Terza posizione Michele Rinaldi, che vuol fissare il titolo appena conquistato domenica scorsa. Segue Claudio De Carli in quarta posizione. 15 è Massimo Contini. Qualcosa deve essere più successo, Dolce non transita, passa invece Rinaldi, Rinaldi ha fatto cenno, che è secondo, terzo è Claudio De Carli con una Honda fumante, spipettante. Quarta posizione quella di Massimo Contini, mentre la signora Susanna, moglie di Maurizio Dolce, è in ansia per il suo pupillo, perché si sta giocando in queste battute il campionato tricolore della 250. Un altro colpo di scena, De Carli ha riconquistato la seconda posizione, quindi Claudio De Carli è secondo. In terza posizione c'è Massimo Contini, Massimo Contini con il numero 4 e Michele Rinaldi quarto. Quindi questa è la situazione a tre giri dal termine. Primo Magarotto, secondo De Carli, terzo Massimo Contini e in quarta posizione Michele Rinaldi. Claudio De Carli riparte.
ma oramai ecco si ferma nuovamente, la sua onda non ne vuol più sapere. Guardate che grande fumata che sta facendo, ed ecco il vincitore della giornata, della prima manche, Michele Magarotto, primo quindi Magarotto. Secondo è Massimo Contini delle Fiamme Oro, non ha mollato un attimo questo ragazzo. E terzo dovrebbe giungere Michele Rinaldi. Magarotto ha condotto dall'inizio alla fine questa prima manche durissima sotto la pioggia battente che è ricominciata incessantemente a scendere. Traia il traguardo in questo momento Massimo Manzo, doppiato. Terzo è il numero 3 Michele Rinaldi, oramai con questa terza posizione, grazie anche alla sfortuna di Maurizio Dolce, il Parmense ha messo una seria ipoteca a questo titolo della 500. Ed eccolo qua Maurizio Dolce, sfortunatissimo, che rientra ai box a piedi senza la sua onda. Ha qualcosa da recriminare, ci sembra, Maurizio Dolce. Una morsa di fango attende la seconda manche e 28 piloti in pista, o meglio diciamo 25, visto che alcuni hanno oramai deciso di non prendere parte alla seconda manche. Tra questi una assenza abbastanza vistosa è quella di Maurizio Dolce. È l'ultima prova del campionato italiano senior 500, qualche pilota, attenzione, qualche pilota ha scavalcato addirittura il cancelletto, quindi tutto da rifare. Un nuovo schieramento, è tutto pronto ormai per il via questa seconda manche. La prima partenza di questa seconda tornata è stata caratterizzata da un neanche da un falso via, in quanto alcuni piloti come Pietro Micheli e Massimo Manzo sono partiti in anticipo. Questa volta Gaspardone allunga troppo, un pilota è rimasto intrappolato, mentre gli altri, un altro pilota è caduto da quest'altra parte. Siamo alle prime fasi, primo passaggio per Michele Magarotto che si sta ripetendo come nella prima manche. Ha fatto il vuoto dietro di sé Magarotto, ha già un buon margine di vantaggio. Vediamo nelle posizioni di rincalzo Giuseppe Gaspardone che ancora si mette in evidenza con la Yamaha Belgarda, seguito da un pilota che getta, e Franco Picco getta i suoi occhiali, quindi c'è Claudio De Carli, c'è Giovanni Cavatorta con la Yamaha numero 7, Michele Rinaldi oramai con quasi il titolo in tasca. Transatac, un altro colpo di scena caratterizza questa seconda manche, Gaspardone al comando, secondo Franco Picco con la Yamaha Belgarda, terzo è Claudio De Carli, seguito da Michele Magarotto che evidentemente è scivolato nella parte bassa del tracciato. Eccolo qua il Gaspardone, incitatissimo dagli amici, mentre in seconda posizione c'è Claudio De Carli, seguito da Michele Rinaldi. Irriconoscibili sono questi piloti. Quarto Michele Magarotto che esce di traiettoria, quindi c'è Romano Nannini e Johnny Cavatorta che è rimasto incastrato nella rete con la sua Yamaha, addirittura è uscito fuori pista. Transita nuovamente il battistrada che è sempre Franco Picco, uno dei migliori sicuramente sul fango. Secondo è
Giuseppe Gaspardone. Già messosi in luce nella prima manche, terzo è Michele Magarotto. Franco Picco transita nuovamente, è saldamente al comando. 30 anni suonati per il motocrossista vicentino, nulla hanno tolto alla sua voglia di correre. Romano Nannini, Michele Magarotto, Michele Magarotto, è difficile anche per noi riconoscere i piloti. Magarotto è terzo, è secondo. Ricordiamo che ecco, questo pilota si è dovuto fermare, la sua moto non ne vuol più sapere. Ricordiamo che manca a questa seconda manche Maurizio Dolce, sicuro protagonista della giornata. Michele Rinaldi è fermo in quel punto dove ci sono diverse persone a dargli una mano. Claudio De Carli sbanda arrabbiatissimo, nervosissimo, si è dovuto fermare diverse volte. Anche la sua moto è fumante. Con la massima puntualità il numero 27 Franco Picco va a vincere questa seconda manche, 3 minuti e 48 il tempo sull'ultimo giro percorso da Franco Picco, che dopo questa grande fatica riesce a vincere anche questa manche. Ed eccolo insieme a Franco Picco l'unico a pieni giri, che è Giuseppe Gaspardone, giunto secondo. A pieni giri Giuseppe Gaspardone taglia quindi il traguardo. Guadagnando la seconda posizione. Non si hanno più tracce di Nannini e di De Carli. Cambierebbero tutte le posizioni.